eccoci qua, un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Oggi edging dal kayak, ci proviamo. Per il momento abbiamo fatto qualche sempiolina, roba piccola, però la giornata è appena cominciata e speriamo che migliori. Una cosa comoda in kayak, quando si esce in kayak, è sicuramente la radio VHF. Sentiamo se c'è qualcuno in ascolto. Edo, mi copi? Edo? Hai ferrato qualche seppiolina? No, Gigi, niente. un classico. Babbo, io un altro paio l'ho prese. Comunque stanno più sotto costa, secondo me. Cerca di scendere un po' più a riva. Ok. Questa volta un doppio strike, uno sulla canna, questa edging classica al lancio, e l'altra sulla canna che ho sotto al kayak fissa, una su questa e una su quella. Doppio strike stavolta, yes baby. In assenza di vento possiamo utilizzare il nostro natante, il kayak in questo caso, per spostarci, quindi utilizzeremo i pedali o la pagaia, oppure se siamo su una barchetta anche il motore potremmo sfruttarlo per fare una traina lenta in cerca della seppia. Quindi in assenza di vento possiamo optare per la pesca al lancio classica edging, oppure ci sposteremo con le canne fisse, quindi nel portacanne ci sposteremo con la nostra imbarcazione, con il nostro kayak, per cercare di sondare quanto più acqua possibile. Quindi regoliamo la frizione, tariamo la frizione in modo che in caso di cattura parta la frizione, e quindi ci facciamo una scandagliata, ci portiamo in zone limitrofe a quelle in cui intendiamo pescare, andando noi a cercare con il nostro kayak, in questo caso la seppia.